Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Assassin's Creed Valhalla. Siamo tornati a Reventorp dopo aver ottenuto l'alleanza con l'Anglia Orientale. E ora andremo da Ranvi a dargli la buona notizia. Eccola qua Ranvi. Eivor, sia lode a Tyr. L'ho sentito gridare, qualcosa non va. Holger mi ha derubato e io esigo che sia punito. Derubato è una parola crudele. Il cervo ruba forse l'acqua al fiume quando si abbevera e la mucca deruba forse un campo quando bruca. Eivor, la faccenda richiede un giudizio assennato. Vorresti? Ma certo. Andate con ordine. Forza. Ma bene. Sembra proprio che ogni scusa sia buona per continuare ad ambire a quella posizione. Dag, ma vaffanculo. Chi ha più diritto di risolvere queste dispute? Potresti lasciare che se la risolvano da soli, ma vorrebbe dire mollare la presa, non è così? Sta dicendo, ma guarda sto coglione. Ricominciate, spiegatemi che cosa è successo. Comincio io. Vengo ingiustamente accusato da questo sassone filisteo. Fili cosa? Mi stai deridendo? Silenzio, vi prego. Ascolterò i vostri reclami, prenderò una decisione e forse stabilirò un risarcimento. Chiaro? A Rowan, ti ascolto. Rowan, qual è la tua versione degli eventi? Ah, come ben sai, io e Holger siamo vicini. Tanto vicini che spesso lo sorprendo a prendere i miei attrezzi dalla stalla. Prestito. Holger, lascialo parlare. Furti, prestiti. In ogni caso, gli ho sempre permesso di utilizzare qualunque cosa volesse. Ammiro molto la vostra generosità norrena e volevo adeguarmi. Ma questa mattina Holger ha oltrepassato il limite. Sono entrato nella stalla. Cosa e ha fatto? La mia meravigliosa, dolce giumenta con la coda tagliata. Tinetto! Non un crine in vista! Ammetto che i miei primi sospetti sono ricaduti su Holger. E avevo ragione. Infatti, l'ho visto proprio mentre brandiva un pennello di crine intinto nell'indaco e lo trascinava su un foglio. Dipingevo, Rowan. Era un dipinto. Che descrizione rozza. Lo senti? Testardo e arrogante. Ci vorranno anni prima che a Alfgifu ricresca tutta la coda. Esigo un risarcimento. Ho capito. Grazie, Rowan. A difesa. Holger, la tua difesa. Sentiamo la tua versione. Eivor, tu sai da anni che io sono uno scaldo. Mi hai visto portare vita e gioia e saggezza con i miei poemi. E sai che la mia opera richiede una certa, per così dire, libertà di utilizzare varie risorse per comporre i miei versi. Spesso, in mancanza di strumenti adatti, mi servo di nuovi oggetti. Il bastone di Alvis, l'inchiostro di Tove. Mi sono sempre stati dati volentieri. Hai scodato il mio cavallo per fare un pennello, brutto... Rowan? Come dicevo... Silenzio in aula. Stamani, all'apice dell'ispirazione, ho intuito che il mio ultimo lavoro avrebbe richiesto un tocco di pennello. Avrei potuto usare dei rametti, del tessuto, le mie mani, ma no! Serviva qualcosa di più delicato. Per avere il pennello perfetto, servivano morbidi crini di una bella cavalla. E così ho sfruttato una risorsa locale. Hai tagliato la coda di Alfgifu! Senza permesso! Era l'alba! Ho preferito non svegliarti! Grazie, Holger. Ho compreso la tua posizione. Ho sentito abbastanza. Credo di aver sentito tutto. Se volete... La mia cavalla è ridicola, Eivor. Non è più graziosa di un asino. Devi fare qualcosa. Non confondere il crine con la bellezza. La cavalla è ancora splendida e la coda ricrescerà molto presto. Fate silenzio e ascoltate. Ha ragione Rowan, ragazzi, qua non c'è dubbio. Cioè, tu che cazzo vai a tagliare la coda di un cavallo che non è tua? Pezzo di cretino di un Holger. Ha ragione Rowan. Così ha deciso il giudice. Holger, Rowan è chiaramente nel giusto. Hai privato il suo cavallo della coda senza permesso. È stato un prestito, un prestito.
La certezza della ricrescita non lo rende un falso crimine? Questo è un doppio crimine, Holger. Le due vittime sono illese, ma tu hai preso senza chiedere. Poiché il valore della cavalla si è notevolmente ridotto, ne pagherai il prezzo di mercato. Ma la cavalla non era in vendita! Rowan, ammettilo! La decisione è presa, Holger. Paga ciò che devi e tornate di nuovo amici. E se pago, potrò tenere la cavalla? No. Paga il dovuto e chiudi la faccenda. Rowan, sei soddisfatto ora? Lo sono. Grazie, Eivor. Non mi deve ringraziare. Bene. Con la benedizione di Tyr, questo è tutto. Potete andare. Tornate alle vostre case in pace. È andata un affanculo. Mi permetteresti di pagare con un vivace dipinto? Informiamo Randvi. Oh, salute, Eivor. Buona giornata. Quel Holger, che personaggio. Quasi lo invidio. Vede ogni cosa attraverso una lente opaca e vive nel suo mondo fatato. Non c'è nulla che possa turbarlo. Non farti tentare troppo dall'idea. Tu mi servi così come sei. Un'altra alleanza. L'Anglia orientale di Re Oswald ci è amica. Ti chiameremo Eivor, il cercatore di re. Ed anche questa è fatta. Trattative concluse, Anglia orientale. Notizie interessanti. Re Ceolwulf ha inviato Ceolbert nello Shropshire. Spera di metterlo a capo della contea. Buon per Ceolbert. Sarà un grande aldermanno. Ha appreso molte cose da te. Gli ho dato un assaggio di conoscenza. Il resto dovrà impararlo da solo. Un'altra cosa. Non so se hai saputo, ma Svend ci ha lasciati da pochi giorni. No. Il nostro amico si è spento nel suo letto. No, non lo sapevo. E come sta Tove? Sarà disperata. È molto dura per lei. Non mi ricordo chi sia Svend. Trascorre molto tempo davanti al suo tumulo. Parla con lei, se ne hai il tempo. Va bene, non c'è problema. Missioni, sempre più fondo. Una serie di sogni è stata esplorata, ora tocca alla prossima. Direi sempre più fondo, anche perché è... Valka, ehi. Oh mio Dio, dobbiamo raccogliere le piante per andare di nuovo ad Asgard. E niente, dobbiamo farci tutta sta strada a piedi. Ma vaffanculo. Le piante sono nel Cent, a nord della scogliera di Dover, in una grotta nascosta addirittura. Vieni qua, bello, vieni. Così, vai, accelera. Ok, eccoci, questa è la scogliera. E mo dove sono le erbe qua, le piante? Dobbiamo salire. Ok, accosta qui Eivor, che dobbiamo salire. Via, via. Peccato. Allora, per di qua. Saliamo, va, che mi sa che dobbiamo salire. Qui va bene. Eccoci qua, guarda che distesa. Ok ragazzi, siamo arrivati nel Cent. Dobbiamo cercare le piante da portare a Valka per farci di nuovo la pozione e farci andare ad Asgard. Ok, zona di individuazione, vai. Spiega le ali, Sinin. Ah, oh, perfetto, lì dove c'è la casetta. Qua dentro? E qui cosa abbiamo? Sempre più a fondo, raccoglie le piante per la prossima pozione di Valka. Iperico e
Camenerio. Oh mio Dio. Luogo scoperto, caverna delle prove. Scendiamo qui. Mi scusi, eh. Perfetto. Per di qua, giusto? Sfida. Solo chi mostrerà equilibrio nelle decisioni, agilità nei movimenti, prudenza nelle decisioni e saggezza nelle scelte potrà superare la caverna delle prove. Va bene. Qua c'è qualcosa però. Saltiamo e prendiamo. Chiave del coraggio. Infatti l'abbiamo presa e possiamo aprire qui. Ok. Eccola lì, una di quelle che ci serve. Valka potrebbe servirsene. Una ne abbiamo presa. Peccato, non ci potevano essere ancora. Per di qua. Qui non abbiamo più. Per di là. Ok. Qui cosa abbiamo? Oh, eccole qua. Gente sarebbe utile. Perfetto, ora dobbiamo trovare altre due di Iperico. Un'altra chiave, ma quante chiavi ci sono? Vabbè, comunque noi abbiamo raggiunto il nostro, eccolo lì. Dimmi che ce ne sono almeno due. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo tornare indietro. È stato facile. Bene, bene. Grazie, Eivor. Ecco qua. Fa attenzione. Questo filtro sembrerà gelare le tue labbra, eppure brucerà come un fuoco nel tuo ventre. Bello, mi piace la cosa, brava. Prova la nuova pozione, è questo che mi preoccupa. Arrivo, Asgard. Bravo, mettiti comodo che è lunga questo viaggio, è lungo. Jotunheim, è da molto che non metto piede in questo luogo. Devo trovare la strega Angerboda. Lei sa tutto ciò che accade qui. Niente, io pensavo di essere ad Asgard, invece no, siamo a Jotunheim, sala di Aegir, la signora del Bosco di Ferro. Morto anche tu, via. Dai, non ho tempo da perdere con voi. Ucciderò! Però, oddio, ma quanti ce ne sono? Vabbè, dai, cerchiamo di raggiungere Stang Broda qua, sennò passano anni. Ecco, perfetto, dove sei? Ispeziona l'aria, Sinin. Vai su, vai su. Ok, sempre dritto. Sempre dritto, via.
La dimora ecco di Angerboda era qui durante la mia ultima visita. Luogo scoperto, se cuore del ancora. Bosco. Angerboda, Angerboda, ma che nome strambo. Io non vedo nessuno. Saliamo per di qua? Ma si sale qui, no? La casa della strega, l'ho trovata. Illusioni. Ma non esistono ostacoli insuperabili. Basta guardarli nel modo giusto. Non disturbarti ad annunciare la tua presenza. Angerboda, ho viaggiato molto per trovarti. E hai il coraggio di varcare la mia porta da solo? Dov'è il mio amante, la volpe misteriosa che si infila nel mio letto? Loki è rimasto ad Asgard ad aiutare la sua ricostruzione. Quale nobiltà! Peccato che non sia da lui. Una volta sapevi mentire meglio. Non sono il guardiano di Loki. Sono venuto per comprendere la magia Jotun. Il vostro metodo per trasferire l'Ugra da un corpo all'altro. L'idromele. Tu cerchi l'idromele. Hirokin, ti sei trattenuta fin troppo. Allora è tempo che me ne vada. Ma ricorda le mie parole, Angerboda. Un giorno la penserai come me. Chi era la tua ospite? Un essere potente e crudele, e non ti riguarda. Quell'idromele, dove posso trovarlo? Devi aver frainteso. Dimentica ciò che hai sentito. Non giocare con me, strega. Confesseresti qualunque cosa per il giusto prezzo. Ma solo a chi può pagarmi. C'è una radice, l'artiglio della strega, che cresce ai piedi di una cascata a sud, sul limitare della foresta. Portami 3 radici dal luogo dove il muschio rosso prospera. Solo allora parleremo dell'idromele. Me ne ricorderò. La cascata dovrebbe essere qui, ma non vedo nulla. Se mi guardassi intorno, forse potrei trovare un modo per scorgere l'invisibile. Questa terra sa celare i suoi segreti, ma io so come svelarli. Sotto il lago,
Questa terra è ostile, ma ricca di meraviglie. Essere l'artiglio della strega di cui parlava Angerboda. Una radice pungente. Ne cercherò altre. L'aria ha uno strano odore qua giù. Un'altra radice dovrebbe bastare. Sono quelle dannate radici. Angerboda sarà soddisfatta. Ora devo trovare un'altra via d'uscita. Di questa radice mi dà il voltastomaco. Ho fatto ciò che hai chiesto. Dunque, dov'è il mio sapere? Devi attendere l'infusione. Ecco, un elisir per preparare il tuo spirito. Mi farà ottenere l'idromele? Aprirà la tua mente ai segreti del mondo. Un'altra droga? Un'altra droga? Ma nel frattempo, parliamo di Asgard. Come stanno le vostre difese? Abbastanza bene, grazie. Fatti grazie tue. Impenetrabili. Noi siamo stati indeboliti. Cosa? Da un inganno. Perché stiamo dicendo? Ci ha drogato la bastarda. Non resisteremo a un nuovo attacco. Bruta bastarda. Aspetta. Non è, ci sta non fottendo. È ciò che intendevo dire. Mi sento strano. L'artiglio della strega può sciogliere ogni lingua. Ci ha fregato. Dunque, dici di volere l'idromele, ma quanto lo brami? Cosa sacrificheresti per sfuggire alle catene del destino? Daresti la tua lingua, la tua mano, la tua vista? Non temo il mio fato. Darei tutto ciò, e non solo. Vorrei proprio vedertelo fare. A gran bastardo di un Loki. Loki, che inganno è questo?
No. Ho prosciugato la tua forza, Javi. E avrò la tua vita se non gradirò le tue risposte. Stiamo calmi, per favore. Sai forse che non mi sarei mai vendicato dopo tutto quello che hai fatto a mio figlio. Oh, ma vaffanculo, è lui. Nostro figlio. Fenrir. Un nome che forse già conosci. Io l'ho detto che hai gusti strani, Loki. Ma facciamo i finti tonti. Vostro figlio? Sì. Nell'ultima battaglia, il lupo Fenrir sarà la mia fine. Ora lo sai. Ora non puoi più mentire. Dimmi, che cosa intendi farne di lui? Tre risposte, lo ucciderò. Io voglio ucciderlo. Ma non posso. Ti ho fatto un giuramento, Loki, e non lo infrangerò. Non avrò la sua vita. Fenrir sarà imprigionato fino al giorno della profezia. Quando si libererà e mi affronterà sul campo di battaglia, è il nostro fato. Dunque noi legheremo te fino a quel giorno, come tu hai deciso di legare nostro figlio. Affanculo, te l'ho pure risparmiato, strozzo. Siamo nei guai. Occhio per occhio. E faccia da culo per faccia da culo, voi due, eh. Minchia, proprio così ci hanno legato. Facciazza loro. A penzoloni, per giunta. Vedo che ti ha lasciato vivere. Non deve volerti così male. Lascia che ti aiuti a scendere. No, no, no. Ferma, ferma. Oh, astruzza. Beh, almeno siamo liberi. Chi c'è là sotto? Ah, è sempre lei. Ci ha raggiunti lì. Grazie, sorella. Potevi essere più delicata. Credi che mi importi della tua incolumità? Allora perché liberarmi? Per il motivo che ti porta a Jotunheim. Cerchi l'idromele e io posso aiutarti a trovarlo. Immagino ci sia un prezzo. Ne voglio un goccio da tenere per me. Il resto è tuo, ci stai? Ho forse scelta. Ma ci possiamo fidare? No, certo che no. L'idromele è custodito nel deposito di Suttungr e di sua figlia Gunlod a Utgard. Suttungr lo apre solo in alcune occasioni speciali, quando condivide le sue ricchezze con gli ospiti. E sarebbe certo poco ospitale da parte sua non considerare speciale la visita del Supremo di Asgard. Sei meno ottuso di quanto temessi. Perché ti interessa l'idromele? Ho le mie ragioni, esattamente come tu hai le tue. Pensa solo a impossessartene. Dovrei portare un dono a Suttungr per farmi accogliere. Quell'idiota di Aghir ha perso il suo calderone in una scommessa con Suttungr. E poi non si sa dove sia finito. Di certo Suttungr mi sarebbe grato se gli riportassi quel calderone. Cerca l'albero che porta i segni delle squame del grande serpente. Il calderone è passato da lì. Non ho capito niente, scusa, ripeti? No, non ho capito niente. Dovrei avere un dono per Gunlod. Puoi trovare tesori adeguati nella casa di Trimir, sul lago presso Utgard. Lo terrò presente. Quando avrai l'idromele, raggiungimi alla fonte di Mimir. Là ti mostrerò come sfuggire al tuo fato nel Ragnarok. Ma vaffanculo! Vorrei cercare prima il calderone o i tesori di Trimir. È tutte robe da cercare, oh. Grazie per i punti talento. Andiamo nelle missioni. Abbiamo il calderone perduto e un dono dal passato. Facciamo prima il calderone, va? Dov'è il calderone? Sì. Ah, eccolo là davanti. Per di qua. Per di qua. C'è un indizio qui?
quanto del grande Jotun Skrymir cadde qui tempo fa. Forse il bottino è nascosto al suo interno. Ah, proviamo ad andare a vedere. E che cazzo siamo? A nebbia c'è, cioè, non ho capito io. Si vede niente. Sì, va bene. Trova e prendi il calderone. È un po' difficile se non vedo niente. Muschio dappertutto. Ah, ok, perfetto. È difficile immaginare che una mano abitasse questo luogo. Calderone? Calderone, sei qui? Quest'area è chiusa. Per di qua, invece? Trova la chiave. Ma come lo hanno portato qui dentro? Ah, ok, non avevo notato. Passiamo qua sotto. Impossibile trasportarlo. Ma oddio, Jotunheim, niente è come sembra. Tutto questo? Ma stai scherzando? Il calderone si è rimpicciolito. Olè. Posso prenderci la mano con queste illusioni. E questo è un calderone? Questo calderone dovrei ingraziarmi Suttungra. Potrei già andare a Utgard, ma con un dono per Gunlod avrò più possibilità di ottenere l'idromele. E voilà, ce l'abbiamo fatta. Direi subito di andare a prendere l'altro oggetto che ci serve, che sarebbe... sì, trova un dono per Gunlod. Per di qua, mi dice. Ci abbiamo qualcuno che ci viene a prendere? Ah, sei sempre tu, il cervetto. Andiamo, andiamo. Ah, ok, lì davanti. Però ho già visto che c'è qualcuno. Casa di Tirim. E quello che cazzo vuoi? Sorgeva la casa di Tremir prima che cadesse in rovina. Ok. Dobbiamo andare là sotto? Oh no, c'è il gioco. Ok, proviamo così, va. Oh, vaffanculo, oh. Via da sto stronzo che è pericoloso. Via, via, via. Io direi che mi butto e basta. Che cazzo me ne frega. Oddio, ma quanti sono pezzi di stronzi. Oh, scrigno. Perfetto. Ok, siamo sulla strada giusta. Cos'è? La tiara annunziale dei Thor. Con questo dono mi guadagnerò l'attenzione di Gunlod. Perfetto, ce ne possiamo andare. Missione completata, un dono del passato. Ok, perfetto, possiamo andare allora. Se mi vedono sarà un problema. Andiamocene allora. Ok, andiamo a vedere la missione. Banchetto indimenticabile. La saga delle nevi. Trova il modo di raggiungere l'idromele. Trova Suttungr, parla con lui. Andiamo per di qua. Sì. Saliamo su. Gli Aesir ci avranno anche sconfitto ad Asgard. Ma presto ci rifaremo.
Ok, è questa qua. Dovrebbe essere questo l'edificio giusto. Oh mio Dio, sei tu? Quanto cazzo sei grosso? Sei davvero piccolo ai miei occhi. E tu sei davvero grande ai miei, stronzo. Piccolo di statura, ma grande di fama. Sono colui che chiamano Havi, il supremo di Asgard. E sono qui con un grande dono. Il tuo nome mi è noto. Ma cosa mai potrebbe volere Suttungr da un piccoletto come te? Il tuo calderone, rubato dai figli di Hymir. Che questa offerta sancisca la fine delle nostre ostilità. Un oggetto così piccolo, eppure molto più capiente di quel che sembra. Le apparenze possono ingannare, non è vero? Ben detto, Ali. Forse i nostri popoli sono nemici, ma tu oggi sarai il benvenuto. Ti ringrazio, Suttungr. C'è un ospite d'onore tra noi. Preparate un banchetto. Spero anche di incontrare tua figlia Gunlod. Ho sentito molto parlare della sua abilità nelle arti mistiche. Credo sia dedita ai suoi studi, come sempre. Ma ti avverto, non ama la compagnia di estranei. Potrei invitarla al banchetto, se acconsenti. Potremmo discutere di alchimia nel tragitto. Ne sarei davvero lieto. La troverai nella sua grotta, sul sentiero, nel cerchio di pietre. Ma fa attenzione. In mia presenza sei al sicuro, ma... Ecco, perfetto. Altrove, in Utgard, sarai in pericolo. Grazie, stronzo. Sarò discreto. Avi, sii delicato. Gunlod è... ecco, diversa da noi due. In che senso? Dove cacchio ora la è questa? Dov'è? Qua c'è il cerchio di pietre. Sì, i miei occhi. Ok, il luogo è questo. Ecco il cerchio di pietre, ma non vedo ingressi. Un'altra illusione. Il passaggio è rivelato. Olè. Gunlord? Chissà cosa intendeva dire poi suo padre. Suttungr dire quanto è diversa da noi due. Vabbè, questo ci frega niente. Eccola lì, dovrebbe essere quella lì. Eggs, Gunlord, sei tu? Gunlord, cos'è questo luogo? Tempo fa, qui creammo una magia potente per osservare i futuri possibili. Ma tutti portavano alla Ragnarok. Mio padre ha smesso di venire qui. Crede sia inutile. Ma io non sono pronta a rinunciare. Tu sei un Aesir. Lo sono. Ho visto immagini del futuro. Ho udito le voci di chi verrà dopo di noi. Voci da lì dentro? Sì. Io invio parole. Piccoli insiemi di possibilità destinati a orecchie lontane nel tempo. Che cosa dicono queste voci dal futuro? Cercano il sapere del passato, parlano di ciò che verrà, eppure non sono in grado di scongiurare il Ragnarok. Ci sarà un banchetto in mio onore. Tuo padre mi ha mandato a chiamarti. No, non ora. Ascolta. Voglio che tu senta le voci. Ma quali voci? Sei qui, profeta. Riesci a sentirmi? Gunlord, non c'è un cazzo. Forse c'è. Un altro giorno. Un altro filo. Sì, va bene. Vieni. Non facciamo attendere mio padre. Brava. La cosa giusta l'hai detta. Tu chi sei?
Siamo arrivati? Il banchetto in tuo onore è pronto. Spero lo apprezzerai. La tua ospitalità è impeccabile, grande Sudur. Nessuno potrebbe negarlo. E come vedi, il tuo dono troneggia e trabocca di fragrante. Oh, grazie, grazie, Sutung. Disseterà centinaia di Jotun e forse di più. Questo è un onore inaspettato. L'hai già riempito dell'idromele del tuo deposito, dunque. Non serve. È in grado di riempirsi da solo. Tale è la magia di questo calderone. Notevole. Ma se l'idromele dovesse esaurire... Avete sentito? Cazzo, ti ridi? Teme che bevendo prosciugherà tutto. Il calderone è capiente, ma il mio deposito lo è ancora di più. Non temere per l'idromele, ne ho in abbondanza. Padre, sai che la Baldoria non fa per me. Devo restare. Il mio lavoro mi attende. Il lavoro può attendere, figlia mia. Goditi un momento di pausa e di svago. Padre, abbiamo poco tempo. Divertiti un poco, ti dico. Insisto. Avi, gli ospiti sono inquieti. Vedono un Aesir, ma non ti conoscono. Ti rivolgerai a loro? Sono pronto. Ora il nostro ospite d'onore parlerà. Il signore degli Aesir è giunto in pace e porta con sé un grande dono. Ascoltate! No, sono uno sterminatore di Jotun, non è il caso. Sono uno sterminatore di Jotun, non è il caso, guarda. Sono un potente guerriero. Io sono Lavi, e la mia ascia non è mai sazia. Mi disseto col sangue dei nemici e riposo sulle loro ossa. Quale ardore! La violenza mi esalta sempre. Ma dai, qui siamo tutti amici, è un po' grave. Io vi rispetto. I nostri popoli sono nemici, ma io voglio onorarli, poiché nessuno sa banchettare e combattere come gli Jotun. Hai scelto parole molto sagge. Si blocca l'audio a volte. Voglio elogiare Sutung, voglio cantarvi una canzone. Vediamo la canzone. Canterò il Lai di Idun, le cui mele danno vita eterna. Chi è affamato non desidera essere saziato da storia. Ah, mi devi scusare allora. Ora beviamo a volontà e mangiamo di gusto. Che il banchetto abbia inizio.